freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare. Una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free, ma sempre più in rete. Una specie di capodanno dei freelance. Allora, nell'aprile del 2017 la definizione sindrome dell'impostore, imposter syndrome, è stata introdotta nell'Oxford English Dictionary come imposter phenomenon. Identificata la prima volta nel 1978, inizialmente si pensava che coinvolgesse solo le donne, ma adesso sappiamo che riguarda che anche gli che uomini. Abbiamo. Ed è un processo interno che funziona più o meno così. Quando scopriranno che non sono nessuno, sì, ve la traduco liberamente. Sì. Ma davvero volevano darmi la promozione? Se farò un errore, gli dimostrerò che fino adesso ho mentito, fatto finta, sono riuscito a non farmi scoprire. E viva Dio, questi sentimenti possono essere superati con tempo e un po' di sforzo, però questo fondamentalmente è, pare, lei di questa teorica della sindrome dell'impostore dice che non è un non si riferisce a quelle persone che sono realmente impostori, cioè che fanno i furbi, charlatani, fraudolenti, eccetera, e non si riferisce neanche alle persone che consapevolmente fake it till they make it, quindi fanno finta, cioè ci provano fino a che non hanno successo, e neanche ai normali momenti di self-doubt, quindi di dubbio, che abbiamo tutti di volta in volta. La sindrome dell'impostore è un intenso sentimento interno di essere finti, di essere dei non meritevoli, dei falsi e dei... Che dal punto di vista pratico, per chi come noi l'affronta nel mondo del lavoro, credo degli aspetti fenomenologici sono il fatto, per esempio, di non farsi pagare abbastanza, non avere il coraggio di chiedere quei soldi, non fare delle cose perché... Non candidarsi a parlare al freelance camp, non sentirsi brava abbastanza. Ma no, il punto è che bisogna stare attenti, perché secondo me ci sono delle cose che aiutano a temperare degli impulsi del carattere, che possono essere a volte proprie, a volte improprie. Cioè, ho visto persone abbastanza incapaci di fare cose che poi dicevano però io ho la sindrome dell'impostore. No, sei incapace e devi imparare a fare le cose. Ed è diverso. E secondo me le cose che moderano nel modo sbagliato questi atteggiamenti delle persone sono pericolosissime. Cioè, bisogna capire qual è la propria cosa e non è necessariamente sempre la sindrome dell'impostore, questo voglio dire. Adesso ci sono tutti questi corsi di autostima, abbiamo imparato tantissimo l'autostima, ma non abbiamo imparato a fare le cose. Credo proprio in modo religioso che nessuno di noi sappia fare quello che fa, nessuno, anche il più abile, perché qualunque cosa che non sia... Poi, se devo pensare una cosa facile non ci riesco, quindi forse è un difetto mio. Permetterebbe di spostare il tema sul fatto che è più il modo che il cosa di quando soglia, si fa. No? Io credo che un po' tutti siamo impostori in una soglia, però è quella soglia che ci fa lavorare. Non esiste un lavoro dove tu di quella cosa, di quel lavoro qualunque, sai tutto. Non è proprio possibile. C'è sempre un punto, no? Che quel punto va colmato forse l'autostima, forse anche un po' di menzogna. Ma forse anche della sana umiltà, invece, altre volte. Dipende da dove sei. Questo è perché se metti della sindrome dell'impostore su uno che non è umile, è un disastro. Cioè si fa l'opposto, quindi bisogna lo stesso, lavora comunque, ci sono anche i lavori fatti male, ben pagati. Sì, quello è il contrario di te, ti faccio credere che in realtà sei bravo e meriti quindi di andare avanti, eccetera. No, stiamo parlando sempre di cose che riguardano il modo in cui ci si relaziona, stiamo parlando del fatto che interpretazioni psicologiche del nostro fare, noi che facciamo autocura costante leggendo tutte queste cose, a volte ci intreppiamo tantissimo in una di queste
ma magari invece dovremmo invece essere molto più umili e farci un mazzo così per imparare bene a fare queste cose, e poi la sindrome dell'impostore non si porrà come tema. Autoafferriamo le profezie. Magari anche questa, però, è un'altra delle cose che leggiamo nel newsletter. Secondo me la maggior parte delle donne presenti non è d'accordo con quello che hai appena detto. E farei parlare loro due intanto, che avevano alzato la mano. Io volevo dire, quello di cui stiamo parlando ha a che fare col tema del riconoscimento del proprio valore, o no? Sì. È corretto? Ah, brava, aspetta, no? In parte sì e in parte no, secondo me. Per un motivo, se io ce l'ho, o penso, presunto tale, adesso non lasciamo un attimo da parte, certo. Propongo a un cliente un preventivo, anche se so che sul mercato potrebbe valere 80 euro all'ora, dico no, io però alla fine non posso valere così tanto, e quindi mi propongo più basso perché credo che li stia rubando altrimenti se chiedo quella cifra. Perché se ragiono su, come diceva Simone, quello che vale per il cliente, gliene potrei chiedere 200 forse e lui è contento perché gli genero 1000 di valore. E invece a volte si tende a fare il conto su il prezzo che io sarei disposto a pagare, ma io non sono convinto di essere così bravo, per cui avrei vergogna a chiedere quella cifra. No, non sono convinto che sia. No, possiamo finire un attimo. Sì, voglio particolare. È interessante questa tua risposta, CF, perché qui in questo contesto per noi valore è un fatto quantitativo, ma valore, e abbiamo parlato di preventivi tutto il tempo perché ci interessa tantissimo, valore per me è un fatto qualitativo e psichico, e per cui stavo dicendo il tema del valore, se c'entra con la sindrome dell'impostore, secondo me va trattato anche in una sede che è una sede di psicoterapia, non solo di autocura. Sì, ma infatti infatti per questo secondo me in parte sì e in parte no, nella misura in cui tu puoi avere a tavolino anche fatto un lavoro sui tuoi prezzi e sul mercato e un posizionamento corretto, perché magari hai la capacità di spersonalizzare quella fase lì di business plan, e poi trovarti nel momento in cui una persona ti ingaggia la sera prima del primo giorno che vai lì ad essere paralizzato dall'incubo di non essere all'altezza dell'esame a cui ti presenti impreparato, cioè, che è il tipico sintomo della sindrome dell'impostore, sognare di andare a fare un esame per il quale non hai studiato. Quindi in realtà, cioè, tu puoi avere una consapevolezza razionale del tuo valore non solo, cioè anche del tuo valore professionale, non solo finanziario ma anche professionale, e però avere latenti delle, io sono abbastanza d'accordo con te, anche dei, se vuoi, dei nodi irrisolti di vario genere che potrebbero essere aiutati dalla psicoterapia, che fanno poi emergere la sindrome dell'impostore. Il discorso di Emanuele del contrario della sindrome dell'impostore, forse è, come si chiama, la sindrome di Dunning-Kruger, cioè il dire penso di sapere tutto e quindi ho capito qualcosa di un argomento, presumo di essere onnisciente, no? Sì, su quel tema. Di essere un esperto clamoroso, quando in realtà ho visto una, sì, è vero, parte forse è del, questo il contrario del, forse del, sì, giusto l'ambito. E di anche capire, cercare il giusto mezzo, non, certo, non buttarsi da una parte ma nemmeno dall'altra. No, io sono spesso arriccio il naso rispetto a questo tema, perché mi viene portato da clienti, perché lavoriamo sul tema del come dare valore al proprio lavoro, come quantificare i prezzi, eccetera. E una risposta che io do spesso è: ok, però se fino al 2000... Quando è che sì, è stata? 1978 era prima. Ok, cioè, fino a quel momento lì nessuno ne ha, o meglio, mettiamola così, è un trend un po' degli ultimi anni, e soprattutto mi preoccupa che questo trend, la riflessione su questa tematica, venga sviluppata spesso da persone che poi su questo trend, cioè su una fragilità che possiamo vivere tutti più o meno, magari in certe fasi con maggiore presenza e in altre meno, e ci costruiscono dei prodotti,
E quindi per questo io arriccio il naso, perché quello che dico è sempre: ok, ma se invece di preoccuparmi di andare a sviscerare che cosa sia, in che modo mi ci posso riconoscere, come la combatto, perché quanti contenuti sono stati prodotti su questo tema? Tantissimi. Quante newsletter riceviamo che fanno leva su questa cosa? Tante. Se invece di investire energie su questa cosa le investissimo su lavorare sulla nostra competenza, anche perché spesso chi sfrutta questa tematica è qualcuno che non è uno psicoterapeuta, che invece dovrebbe essere la persona che di questa cosa si occupa. No, volevo dire, cioè, aprivo una parentesi collegandomi un po' quello che diceva lui e un po' quello che dicevano loro, cioè io mi trovo d'accordo più con loro a livello di valori, eccetera, perché in realtà, secondo me, o almeno per la mia esperienza, la sindrome dell'impostore in realtà è che non è che tu, come dire, ti devi fare il mazzo per arrivare a un certo livello, è che te percettivamente non arrivi mai a quel livello, perché ti sembra sempre di essere imperfetto, no? Esatto. E quindi sì, non riesci effettivamente a riconoscere la tua competenza, di conseguenza anche a valutarla. Cioè, quindi è un problema in realtà che esiste, ma che quando esiste c'è ed è probabilmente grave, ma io sono d'accordo. Quindi sì, io non nego che esista. Cioè, sono d'accordo con quello che ha detto Chiara. Cioè, che se non lo risolvi questa cosa puoi comunque continuare a studiare all'infinito, perfezionarti, fare 8 milioni di corsi e no, appunto non arrivi mai a quello che è per te il livello soddisfacente. Quindi sicuramente sono d'accordissimo sulla cosa che vada affrontata con una terapia. Personalmente sto facendo questa cosa già da un anno e mezzo, ovviamente non solo sulla sindrome dell'impostore, ma su tutta una serie di cose. E è anche vero che spesso, come dici tu, ci si appropria di questo, di questa terminologia, cioè come quando uno dice: ah, sono depresso. Sì, no, vabbè, cioè, ok, sei giù o sei clinicamente depresso? Te donna hai detto l'ho provato, lui invece ne parla come una cosa esterna da uomo. Ho cominciato a rendermi conto di questa cosa perché qualche anno fa, ogni volta che dovevo parlare in pubblico, tenere una lezione, fare uno speech, così il giorno prima mi andava via la voce. Ed era una roba, poi ho capito che era una roba psicosomatica, perché non era possibile che proprio avessi il calo di voce, ma proprio diventavo afona senza magari avere il raffreddore o l'influenza. Diventavo completamente afona ogni volta che dovevo parlare o fare la prima lezione di un corso. E da lì ho cominciato a farmi un po' di domande, ho detto: ma cioè, come cavolo è possibile che succeda sta cosa? E allora, insomma, questo era un po', diciamo, è stato un po' il campanello d'allarme che mi ha fatto poi riflettere su delle cose. Barbara, poi Monia. Allora, io in realtà ho una spiegazione sul perché sia una cosa recente. Mi sono dato una spiegazione e la mia spiegazione non è che se ne parla tanto perché c'è gente che se ne approfitta per questioni economiche. Semplifico molto il discorso, è molto più complesso. Il fatto che ci siano persone non qualificate che si appropriano di questo tema a fini unicamente commerciali e strumentalizzanti, secondo me non è un sufficiente deterrente a non affrontare, a non parlare dell'argomento. Questo qua. La spiegazione che io mi sono data è che in questi ultimi 12-13 anni abbiamo avuto tutti accesso a una visione d'insieme della potenziale competizione, dell'immagine di quello che la nostra professionalità dovrebbe essere, di modi di fare il nostro lavoro che hanno fatto sì che mentre prima i riferimenti fossero meno e quindi fosse più semplice raggiungere un livello di competenze, di sicurezza di sé, da dire non sono il più bravo di tutti quelli che conosco, ma sono al livello della maggior parte delle persone che conosco in questo campo, adesso chiunque di noi può nominare almeno 3 o 4 persone di cui sa che sembrano enormemente più brave di noi, anche se sono dalla parte opposta del mondo, perché internet ha accorciato le distanze. Il punto è che, e qui arrivo all'altro elemento, una conversazione che abbiamo avuto, che abbiamo da un po' di tempo con Monia sul tema del perfezionismo, in realtà, secondo me è il principale colpevole. Cioè, ciascuno di noi, per tutta una serie di motivi, ha una visione mentale del nostro ruolo, del nostro incarico, della nostra professionalità, che in realtà non è realistico, perché questa visione che noi abbiamo è una visione in cui non compiamo errori,
non deludiamo le aspettative del cliente, ci comunichiamo perfettamente, sappiamo tutto quello che c'è da sapere sul nostro tema, ci prepariamo sempre al top e ogni volta che ci presentiamo davanti a un cliente stiamo avendo la nostra giornata migliore. Ok? Allora, io mi sono, cioè, sono venuta qua con un post-it su cui ho scritto: anche chi non ha la sindrome dell'impostore e chiunque, facca te, anche il professionista più bravo, adesso prendiamo qua la persona più rinomata che c'è tra al freelance camp, vi assicuro che nell'ultima settimana ha fatto una cata, ha deluso le aspettative di qualcuno, ha avuto una giornata che non era al 100% delle sue capacità, è stato sopravvalutato almeno una volta, ok? Perché quello è la normalità. Secondo me il grande problema qual è? È che ci sono dei momenti in cui siamo un po' più vulnerabili, in cui perdiamo di vista questa visione realistica e prende maggiore preponderanza la visione d'insieme in cui abbiamo questa figura ideale di come dovremmo essere e che è oggettivamente annichilente. Chiunque abbia un minimo di etica e correttezza a non sentirsi, non ho il diritto di farmi pagare dopo la casata che ho fatto, ok? Quindi questo è il secondo. Poi, fermo restando, invece sono d'accordissimo col fatto che assolutamente sì, andrebbe affrontata in terapia e non con il coach col certificato di 10 giorni del corso di coaching. Sì. Monia? Sì, un po' Chiara, giusto? Un po' Barbara hanno riassunto bene quello che volevo dire io, che mi ha molto colpito il tuo ragionamento che dicevi, semplificando certamente, no? Se invece che pensare alla sindrome dell'impostore lavorassimo sulla competenza, allora andremo molto più avanti. Però se l'avessi fatto a me questo ragionamento qua un anno e mezzo fa, io starei facendo corsi per migliorare sempre di più invece che lavorare, perché mi si innesta su quel ragionamento del perfezionismo. Finché non sono una specifica al top, migliorare la competenza, nella mia visione delle cose che condivido sempre con i miei clienti, è fai, perché si impara facendo, soprattutto tanto. Sì. Il problema è che problema, però, se hai la sindrome dell'impostore, non fai mai, perché non ti senti mai all'altezza di fare. I blocchi più grossi li ho visti su persone che hanno veramente lasciato sul tavolo delle potenzialità, delle idee molto interessanti. Appunto. In virtù, cioè sollecitate da cose che fanno leva su fragilità, che però servono a venderti delle cose. Questa è una cosa pericolosissima, cioè è vero. Porca miseria. Sì, assolutamente. Approfittarsi della fragilità di una persona per vendergli dei corsi che poi non le risolveranno niente, perché se non fai terapia, se non ci ragioni, non è neanche ragionarci, ma è lavorarci su questo superare il blocco. Mi metto lì, apro MailChimp e capisco che cosa non so fare, che cosa non sto capendo, però, cioè, che passaggi devo fare per arrivare ad un risultato, perché spesso il blocco avviene addirittura prima e non si inizia neanche a misurarsi davvero. Volevo condividere un'illuminazione che evidentemente ti è arrivata adesso. Esatto, ce l'hai proprio. Che forse la percezione dei nostri limiti e quindi il lavorare su ok, mi metto a imparare di più, la percezione del nostro valore e quindi ok, metto un certo prezzo perché so che valgo, cioè, forse questo è raggiungibile. Se il problema invece fosse nel peso che diamo allo sguardo dell'altro, perché noi alla fine siamo in grado di leggere quello che valiamo, infatti ci candidiamo per parlare, o almeno magari ci candidiamo per parlare, poi a un certo punto ci viene il blocco perché stiamo
mettendoci nello sguardo dell'altro. Abbiamo paura che quello sguardo dell'altro ci giudicherà in modo molto più pesante di quanto ci giudichiamo noi, che già ci sembra di giudicarci in modo severo. Magari questo provare a cambiare il... E poi non so se posso dipendere dal fatto che, ora parlo forse più che lato freelance, ma anche quello che ci manca una cultura del feedback, che non siamo abituati a farci dire come è andata. Ci basiamo solo sulla nostra percezione, e quindi ogni volta che abbiamo finito un lavoro con un cliente, se quello non ci dice niente, oddio, non l'ho fatto abbastanza bene. Come manca la cultura del fallimento. Anche. Ognuno di noi mette dei sensi diversi, come dentro la parola depressione ci sono tanti livelli, alcuni, come dire, che uno deve andare dallo psicologo, alcuni che uno può fare altre cose. Cioè stiamo mettendo dentro molte cose, no? Ognuno, sentendo questa cosa, pensa qualcosa di sé, no? Però non è che siamo qua per parlare in modo dotto di che cos'è la sindrome dell'impostore, più che altro per quello che riguarda noi. Io faccio 54 anni, faccio questo lavoro da un po' e soffro di sindrome dell'impostore, ma volevo comunicare una cosa, che secondo me ci si può convivere. Cioè, io mi sono tolta questa illusione che un giorno andrò lì e questa cosa non ci sarà più. C'è un modo di convivere con questa parte oscura nostra che ci fa inciampare, che ci dice che è una voce della mamma, della maestra, dell'elementare, che ne so, no? Ognuno poi ci lega dentro la cosa, ma io ad un certo punto ho fatto pace. Ho detto, ma sai che forse nella grandezza c'è questo dato del dire, sta mica dicendo una tata, ma dove li sto portando tutti questi, no? Perché noi diamo per scontato che l'altro non ce l'abbia, e lei, che io reputo una figa pazzesca, cioè lei mi dice che c'ha questo problema. E questa umanità e questa empatia, che non vuol dire quanto uno poi è figo, quanto uno è bravo sui social, quanto uno è bravo a stare sul palco, perché ognuno si muove in un altro modo. Ma secondo me farci un po' pace, come dire, ce l'ho io, ce l'abbiamo in tanti. E ciò nonostante vado avanti uguale, perché sennò entriamo nel meccanismo del devo sconfiggere questa cosa qua, perché fin quando non l'ho sconfitta non so... Ma no! Portati accanto questo tapino nero, ognuno ha la sua pina a fianco e vai! E un giorno fai un passo avanti, poi ne fai due indietro, poi ne fai 100 avanti, e nel frattempo poi lo sguardo degli altri ti riconosce, e anche tu ti puoi riconoscere i pezzi che hai fatto, nonostante tutta questa parte di fragilità che non può essere tolta. Anzi, l'ultima cosa, questa dà la dimensione della nostra umanità. Cioè, è persin bella questa parte qua, perché ha una parte di fragilità e di morbidezza che ci permette di connetterci con tante altre persone. Sì, tenerla lì va bene, la fragilità va bene, l'impostore secondo me anche no. Fidiamoci delle persone che ci guardano. Io ho cominciato a far così, una e due, loro... la mia impostrice la stanno tenendo cagata parecchio, ed è una cosa molto bella. Vai pure. In realtà abbiamo le idee abbastanza chiare, mi sembra, pensiamo più o meno tutti la stessa cosa. Lei ha detto è così, non è una roba che anch'io mi sto curando da anni per questa cosa, e lei, mia moglie, lo sa, e sono un rompipalle, invece da sempre io faccio schifo, cioè, sempre l'ansia di... Anzi, io scrivo i preventivi di quello che fa, su cose che sono certo che non so fare. Cioè, tipo, mentre io scrivo, è vero, pure lo sto scrivendo, e se sono in fase up, 50.000. Se sono in fase down, la stessa cosa, 500. Allora, bisogna fare i conti, anche io sono arrivato a 50.000 anni, è un po' che faccio questi lavori. Non ho ancora capito, non lo so, io non so ancora descrivere, per esempio, il mio lavoro. Tutto è un bagaglione, no? Tu l'hai chiamato, qualcosa che ti trascina. La mia si chiama Pina. Cioè, non so se... Cioè, però... sulla questione del lavoro bisogna fare i conti, però il lavoro è sempre tecnico, anche per il migliore artista è una questione tecnica, perché poi la traduce le sue idee. Ma il lavoro crea delle relazioni. Se noi facciamo, e ho provato, il lockdown non ho lavorato niente,
Quindi sono andato, ho detto rifaccio il sole, sono andato a rivedere delle cose. Quello che in realtà mi rimane di positivo dei lavori, ti rimangono le relazioni con quelle persone, cioè non ti rimane il lavoro che hai fatto. Se ti hanno dato tanti soldi, ti rimane benissimo chiaro la cifra che ti hanno pagato bene. Se ti hanno pagato male, ti ricordi che ti hanno pagato male. Ma ci sono delle relazioni umane che, cavolo, quelle rimangono. Soprattutto se ti hanno detto che sei stato bravo e tu non ci avresti scommesso, io mai, ma neanche, io su di me, ma neanche un milionesimo di centesimo io scommetterei mai su di me. Quando in realtà l'ultima cosettina piccolissima che ho fatto, che l'ho fatto pro bono per dei ragazzi, per Cristo, quello a cui io ho dato questa cosa l'ho visto piangere. Allora, per me quella cosa lì faceva schifo. Non la farò mai vedere a nessuno perché è fatta male, ha dei difetti troppo importanti. Cavolo, questo piangeva. Quindi è irrisolvibile questo problema. Cioè, se uno piange per... Non è che piangeva perché gli faceva troppo schifo. Piangeva perché era commosso di questa cosa, no? Perché era quello perché che veramente lui voleva. Cavolo, deve rimanermi a me quella... Cioè, la devo... E a me quel lavoro fa cagare. Il giorno che tu mi chiederai un lavoro uguale a quello, io non ti faccio quello che vuoi. Lo so fare meglio. Bisogna, quella roba lì non c'è niente da fare, sono questioni tecniche. Eppure quando mi chiedono delle cose dico sì, le faccio e poi le vado a rimparare, perché poi non mi tengo traccia dei lavori che faccio. Cioè, secondo me è così, dobbiamo tenere poi quelle relazioni che abbiamo creato, che a volte sono, a volte anche clienti anche brutti sono diventati delle amicizie, a volte diventano anche delle belle relazioni. Quelle sono più importanti, perché tanto, spoiler, si muore. Quasi tutti. Ovviamente, dire che non esista e che sia, e se esiste, una cagata, è una semplificazione brutale e soprattutto una provocazione. Però credo che possa essere evolutiva o bloccante. E siccome sono bergamasca e la roba che mi viene meglio è tirar, cioè proprio mettermi lì con la malta e con i mattoni, l'invito è sempre quello a, anche quando ci troviamo in quel momento lì, chiedersi in un'ottica di problem solving qual è la cosa che posso fare che mi tolga da quella da quell'emozione lì. Chiara? No, volevo dire, mi è piaciuto quello che avevi detto te, cioè il fatto che bisogna fidarsi anche di chi ci guarda a volte, no? Perché spesso non ascoltiamo in realtà il feedback, diamo per scontato che il feedback che ci arriva sia falso per farci piacere e che in realtà sia molto collegata anche alla nostra paura di fallire in realtà, più che a quello che gli altri pensano, cioè al confermare a noi stessi che in realtà è vero che non ce la facevamo. E forse in parte, cioè io mi sono guardata questa risposta, è anche molto legata al fatto che non esiste per noi la cultura dell'errore. Cioè l'errore non è mai visto come una cosa positiva, in nessun modo, bravo, come margine di crescita, ma è visto come una cosa che è assolutamente negativa, ci conferma la nostra incapacità e non c'è modo di uscirne. E da questa cosa qua, in realtà, se mi metto al finale di quello che volevo dire, però, che poi l'imbarazzo, però, cioè, sì, è che nel senso che sarebbe meglio far tesoro e appunto magari anche riuscire un attimo a davvero crederci, perché poi in realtà appunto a volte le persone si fermano a priori per questo motivo, però in realtà a volte si fa, però si resta sempre tipo una sorta di mediocrità che ci conferma quello che sappiamo fare, ma non andiamo oltre perché in realtà è proprio sempre lo stesso discorso, quindi in realtà quella fase un po' intermedia, come dire, cioè non riesci nemmeno quasi a identificarti in un problema che ti permette di andare in una terapia, perché dici no, aspetta, facendo, so solo che non sono a quel livello là, quindi... Oltre a questo, l'altra cosa che faccio io, oltre ad avere le mie due ancelle, è una cosa che secondo me chi ha la sindrome dell'impostore tende a fare, ed è l'eccesso di modestia. Anche quando pensiamo di meritare un complimento non sappiamo fare ad accettarlo, ma soprattutto non ci vogliamo vantare delle cose, perché non vogliamo passare per quelle che si vantano delle cose. È la realtà, perché non la devo dire? Perché sennò gli altri pensano che sono vanitosa e sti gran perché pensino quello che vogliono. Elena! Facevo una domanda, secondo voi la sindrome dell'impostore versi familiari e amici non è più ancora più forte quella? Porca, cioè, penso miseria. A quando lancio una nuova professione, quando lancio un nuovo prodotto, quando lancio un nuovo servizio, c'è proprio la paura di... lo devi lanciare sui social, a meno che uno lavori senza l'online.
e quindi la paura che comunque hai dentro quella cerchia di amici che ti guardano, e quasi ti viene più paura, almeno nel mio caso, che a commentarti, a criticarti o a sparlarti dietro siano più gli amici, i familiari, la cerchia stretta di persone, non come siamo noi, diciamo che siamo in un ambiente protetto in questo caso, cioè che sappiamo fino a fare un mazzo tanto tutti i giorni, quindi sai cosa c'è dietro a un post promozionale che tu fai, c'è tanto lavoro, non è soltanto la fottina, le due cagatine che scrivo, c'è un ragionamento. Io quasi più mi faccio davvero frenare del ma se fai una diretta, se poi dopo ti si collega la tua migliore amica, o non so adesso per dire la migliore amica, per dirti tua mamma. Ti posso rispondere io? Allora, la maggior parte delle persone ti incasella in un ruolo che rimane fisso tutta la vita e difficilmente riesci a cambiare questo ruolo, nonostante noi tutti nella vita cambiamo tantissimo. Bisogna farsene una ragione e sti granzi anche lì, nel senso ci sarà qualcuno che lo vede e chi lo vede andrà avanti con te, e degli altri purtroppo non puoi perdere tempo a preoccupartene, secondo me. Però sì, non so quanto c'entri con la sindrome dell'impostore in questo caso, nel senso sono loro che non riescono a vedere quello che sei. E tu sai perché forse la sindrome dell'impostore? Perché magari puoi pensare che la familiare, l'amico ti dica ma tu fai quella roba lì con quali competenze? Fai il prodotto, fai il corso, ti proponi quel campo di richiesta. La mia difficoltà in questo senso è quando i familiari, per esempio, mi chiedono di spiegare che lavoro fai. Io non riesco a spiegarglielo, e siccome non riesco a spiegarglielo, che in realtà è perché tanto non capirei, chi se ne frega, però il fatto di non riuscire a spiegarlo fa scattare quel oddio, se non riesco neanche a spiegare cosa faccio vuol dire che sono proprio una schiappa. C'è qualcun altro che vuole rispondere? Tocca a Matteo allora. Io ho questa un po' teoria personale che la sindrome dell'impostore, premesso che magari c'è chi sta facendo dei percorsi, è certo di averla, c'è chi magari invece semplicemente un po' si attacca, io può essere che non ce l'ho, oppure ce l'ho così forte da avere il sospetto di non avercela, eccetera. Io credo che ci sia qualcosa di emotivo che trova un terreno su cui attecchire, che è quello. Guardate che la cosa del Dunning-Kruger non si risolve, cioè non potrei mai arrivare a un livello di competenza tale da dire ho risolto la missione dell'impostore, perché più ne sai e più aumenta la tua la percezione della competenza è inversamente proporzionale alla competenza, quindi la soluzione non è lì. È probabilmente la parte emotiva su cui bisogna lavorare, perché non risolverai mai il problema. Anche quando saprai tutto di una materia, sarai al punto in cui avrai il dovere di sviluppare tua nuova competenza, e quindi ci sarà sempre un orizzonte più in là. A me è una cosa, ma ve la butto lì perché è provocatoria, ha significato per me, per altri no. Ha sicuramente a che fare con l'autostima, col bene che ti vuoi, col quanto ti accetti. Però a me ha aperto la testa a metà un amico tanti anni fa, che parlando del perfezionismo, della difficoltà che hai a riconoscerti il valore, quindi a rapportarti, che mi ha chiesto, ma tu agli altri perdoni di essere imperfetti? Beh sì, e allora tu chi cazzo ti credi di essere? La bassa autostima, per me, non dico sia per tutti, è un problema di eccesso di autostima, perché il confronto fra te stesso e quello che pensi di essere, è lì che perdi, secondo me. Non dico sia così per tutti. Io ho cominciato un po' a venire a patti con questa roba, non convincendomi di essere meglio, ma convincendomi che sono un po' meglio come gli altri. E allora se un giorno una brutta giornata o si faccia una cazzata, questo non impedisce che magari possa essere discreto, dignitoso, buono, però devo ancora riappropriarmi del diritto di essere un pirla. Per buono. Era quello che diceva prima Barbara, infatti, perdonarsi credo che sia fondamentale. Katia? Allora sì, un po' di cose che avevo in testa in realtà sono state già dette qua e là, però appunto le ripeto anche per tirarle fuori così in ordine. Presumo che questa cosa abbia a che fare tanto ovviamente con la mancanza di autostima, con la bassa autostima, tanto con la scarsa percezione del valore e la scarsa capacità di dare un prezzo a quel valore, cioè di tradurlo anche in soldoni, con una mancanza anche di coraggio, buttarsi nelle cose, e a questo mi attacco dopo, e con la paura di non soddisfare le aspettative, anche se poi a volte mi accorgo che io presumo che gli altri abbiano delle aspettative da me, che in realtà non sono quelle, sono forse io che ho delle aspettative eccessive da me stessa e che quindi mi deluderò sempre, però è una cosa dalla quale io, pur avendo fatto tutti questi ragionamenti, non sono tuttora riuscita ad uscire. Vi faccio racconto un aneddoto di
vent'anni fa, però che poi in un'altra forma si perpetua anche oggi. Io uno dei primissimi colloqui di lavoro abbastanza anche importanti che ho fatto, poco dopo essere emigrata a Bologna, dopo essere arrivata lì con un bel curriculum, essere stata apprezzata anche per delle cose che ho fatto, come avevo un piccolo portfolio amatoriale perché stavo iniziando a lavorare, però avevo tutta una serie di cose che erano già riconoscibili. Dopo un po' che ho iniziato a parlare, il selezionatore a un certo punto mi blocca e mi dice: però ti prego, tu adesso smettila di spiegarmi esattamente quello che non sai fare, parlami delle cose che sai fare. E questa è una cosa che io a vent'anni di distanza da e vent'anni di siti internet che ho fatto, altri lavori che ho fatto in tante forme, anche con tanti riconoscimenti, è un errore che continuo a fare, tanto che io a tutt'oggi rifiuto dei lavori perché dico: no, ma io questa cosa non sono in grado di farla. C'è un mio amico che è un programmatore che spesso mi tira dentro in delle cose, che adesso ha iniziato a dirmi: vabbè, tu hai fatto l'analisi e hai preparato questo progetto, ne abbiamo parlato, me l'hai messa giù in quattro cartelle, io questa cosa al cliente non la faccio vedere, perché al cliente dobbiamo fare vedere quello che veramente gli daremo, non quello che tu forse premetti e dici, che ma io non ti assicuro che... Cioè, io da questa cosa ad oggi non sono uscita e rifiuto di fare dei lavori perché dico: no, però io questo non è il campo delle mie competenze, pur sapendo poi che in realtà io quella cosa l'avrei saputa, l'avrei potuta fare, la so e la posso fare, e non posso permettermi di rinunciare a dei lavori così. È un'altra cosa, oltre che essere è un'altra cosa che ha sempre a che fare con le aspettative. Io a volte mi rendo conto che quando consegno un lavoro, rispetto a quello che avevo promesso di fare, per il quale è stato accettato di pagare una cifra anche medio alta, io poi ho fatto molte cose in più perché per me è naturale farle, metterle dentro. E ho parlato anche con un consulente che mi sta seguendo per altre ragioni, mi ha detto: ma tu queste cose non le devi regalare, per te sono scontate, cioè le devi vendere, fattele pagare, quindi o dici che le fai oppure le infili dentro l'offerta, ma no, non puoi darle per scontate. Però per me è una specie di, come un voler sempre... Però a volte mi viene anche in mente che è anche una grande presa per il, perché è torno alla mancanza di coraggio, perché forse io tendo a under promise, cioè, voglio dire, io faccio queste cose così, quando poi in realtà consegno molto di più, loro sono molto più contenti. E io, il preventivo che tu hai descritto, io lo approvo a 2000, cioè io mettere le mani avanti e dire tutto quello che tu non farai, da un lato è non me la menare. Per me è una questione di onestà, anche se poi alcune cose che io non farò le potrei anche fare e le saprei. Quello lì dell'inverso, del quanto sai di non sapere. Quindi tu dicendo non faccio delle cose, dici io so fare queste di sicuro, capito? Cioè quelle che tu dici che fai, dicendo quelle però sicuro no, poi le fai. Dicendo quelle invece no, tu dai per certo che quelle le fai. Non so, sì, però tu a me fa quell'effetto meglio. Lì tu velocissimo su quella cosa che se non lo fai tu lo farà qualcuno, e magari peggio, perché proprio per l'effetto Dunning-Kruger quel lavoro scenderà la piramide delle competenze fino a trovare uno abbastanza incompetente da pensare di saperlo fare. Quindi salva anche il tuo tanto cliente, vale, fai una cosa noi. Che non sai fare. Però la cosa, specialmente in un certo tipo di lavori, questi, quello abbastanza incompetente da pensare di saperlo fare, lo fa. Sì, lo fa e lo fa poco. E per il cliente, per i 6 mesi prima che si pianti quella cosa, cazzo, va benissimo. E quello i soldi li ha presi. Infatti, quando mi dicevano a scuola: guarda gli altri che sono più bravi. No, guardate quelli che sono meno bravi. Certo. Guardate i soldi che hanno preso e poi guardatevi allo specchio. Ma ti pare che lui prende quei soldi? No? Esatto. Quella roba lì. A me sta cosa che allora mi ha aiutato anche... tantissimo. A me sta cosa. Paola, in realtà, vabbè, qua stiamo toccando il tema del sé e dell'identità, quindi è chiaro che c'è almeno per me è importante tenere sempre uno sguardo strabico. Allora, io quando sento parlare appunto della sindrome dell'impostora, penso che c'entri tantissimo appunto il tema dell'identità, proprio della percezione di sé e di quello che noi percepiamo sulla base anche della nostra storia. Quindi per me è importante lo sguardo strabico, cioè quando io penso che gli altri pensino, ho presenti i miei bias di conferma, cioè io la voce degli altri
cioè, scusate, è quasi al 95% una proiezione delle nostre voci interne, perché se no siamo arroganti nel pensare di riuscire a capire, cioè, almeno, per me questo sgombra il campo, almeno ha sgombrato negli anni il campo, dall'attribuzione sbagliata, necessaria, anche darwiniana, che facciamo delle nostre motivazioni agli altri. Questo per me è un caposaldo che mi smonta abbastanza, perché tutte le volte mi chiedo, ma questa cosa sono io, cioè, che la sto proiettando su questa persona? Perché poi c'è la profezia che si autoavvera, no? Quindi in qualche modo, quando noi ci poniamo in un certo modo, mandiamo in giro comunque dei messaggi che vengono recepiti e ci trattano in un certo modo, no? Cioè, noi comunque tutto è relazione, e tutto non esiste il cliente tossico, esiste la relazione tossica, perché sei tu che ci sei messo con quel cliente. In qualche modo l'aggancio, Luke l'ha trovato, e allora lavora tu su quei agganci. Però quello che penso è, allora, intanto, vabbè, questa bidirezionalità per me è importante, cioè riuscire comunque, anche se non è sempre facile, capire dove ci sto mettendo le mie cose e dove veramente c'è, quindi, un esame di realtà. Ecco, questo per me è importante. È importante la questione della maestria e della padronanza, perché anche a me dà fastidio sentire delle insicurezze, cioè c'è l'autostima, ma c'è anche l'autoefficacia, cioè, che è molto più importante dell'autostima. Cioè, magari io non mi stimo bene, però, cioè, non è detto che mi stimo, ma so di saper fare quella cosa. Invece ci sono persone che pensano, no? Appunto, un po' per Danny Kruger, ma anche per altre. Proprio per me è importante la questione della maestria, cioè, quindi, comunque, pensare che non scomparirà mai, e che quindi non arrivo a un punto dove io posso dire questa cosa davvero la so fare bene. È importante però il fatto che tutto questo nasce all'interno di un confronto sociale. Quindi sono d'accordo del fatto che magari adesso se ne parla tanto della sindrome dell'impostora, perché, appunto, essendoci più occasioni di confronto, sono aumentate le nostre proiezioni, le nostre paranoie. Ma il dialogo per me è sempre un dialogo che prima di tutto è interno, perché altrimenti quello è il mio sé ideale contro il mio sé attuale e il mio sé normativo, come penso che bisognerebbe saper fare quella cosa. Cioè, sono, voglio dire, cioè, tutta la psicologia sociale parla di questa roba. Quello che però credo che riguardi tutti, tutte, è che a un certo punto ci possono essere fasi, momenti della vita in cui questa cosa più o meno sottile, che può essere un po' la bassa autostima, la sindrome dell'impostore, un'insicurezza, può arrivare all'autosabotaggio. Ecco, questo credo che sia la cosa. Ed è sottile questa cosa, perché magari sei talmente, appunto, dentro la tua bolla di ma tanto io più di tanto, ma a me va bene così, no? Perché poi succede che ce la facciamo piacere, tutto sommato a me non interessa più di tanto, no? Magari però continui a guardare i profili. Quindi capire, per me la cosa importante è capire quando io sto facendo un esame di realtà corretto e quindi dico, io per questa cosa non mi sento pronta. Magari me la chiedono sempre, ma io non me la sento, perché magari non mi sento pronta oggi. O non ti piace. O non mi piace, oppure sì, la vorrei fare, ma la vorrei fare in un altro modo, quindi non è adesso che la voglio fare, la farò dopo. Quando invece in realtà sto proiettando delle aspettative mie, che hanno a che fare con il mio, no, perfezionismo, il mio sé ideale, quindi io per fare questa cosa devo arrivarci super in bolla e quindi non la faccio. E quando però invece la cosa è talmente sottile, è talmente quotidiana, è talmente pervaso il mio mindset, che non me ne accorgo nemmeno. Credo che il rischio peggiore dell'impostora sia non sapere dove lo sei, perché invece ci sono degli aspetti dove siamo molto consapevoli e degli aspetti che magari invece non abbiamo mai visto sotto questa lente. Pensiamo che non ci piacciono, no? Cioè, a volte talmente pervasiva e fa parte della, magari, la nostra storia, appunto, le elementari, no? Cioè, sono nati lì quegli episodi lì quando ci hanno detto, no, ma tu non sai disegnare, lo so, allora inoltre, le robe lì. Però l'autosabotaggio invece credo che sia un problema reale, ecco, c'è, cioè, un problema concreto dove poi alla fine, e te lo capisci sempre ex post, no? Cioè, ti accorgi dopo che in quella fase, in quel periodo, forse avresti potuto avere un po' più di coraggio, e poi alla fine però certi treni passano e non li puoi più prendere. Basta, volevo solo dire autosabotaggio, in realtà. Barbara? A parte questo momento in cui forse in realtà non ce l'ho la sindrome dell'impostore, quindi sono un po' un'impostora qui. Però a parte questo momento meta,
E in realtà mi sono venute in mente altre cose. Una collegata a quello che diceva Giulia sullo sguardo degli altri e su quello che noi pensiamo se lo sguardo degli altri. C'è anche una componente reale. Cioè a me solo nelle ultime 2 settimane sono capitati almeno 2 casi di gente che ha cercato esplicitamente di diminuire la mia competenza, anche malevolmente proprio, in particolar modo il socio di una società che mi ha chiesto di mandare un curriculum per una posizione di copy, al quale io ho scritto: guarda, copy non è l'unica cosa che faccio, è una parte di quello che io sono, qui c'è il mio LinkedIn, qui c'è il mio curriculum, peraltro il tuo socio mi conosce da 10 anni, quindi magari mi ha detto di mandare il curriculum, e questo ha insistito a pretendere di vedere delle cose scritte da me. E alla risposta, ecco la mia pagina autore sul sito della Mondadori di Casa Facile, per il quale ho collaborato 10 anni, avevo una rubrica fissa su rivista per oltre un anno, ho diretto 2 numeri speciali, eccetera, ecco la mia pagina autore, eccetera. Mi ha detto: sì, ma io voglio vedere del vero lavoro e non delle pagine autocelebrative, tipo, no? Allora, tu capisci che se uno ti dice della roba così, ci vuole un certo pelo per non dire: come ho potuto pensare di mandargli il curriculum? Allora, chiaramente io gli ho risposto letteralmente: a posto così, grazie, no? E lì si è chiusa tutta la conversazione. Però non è l'unica volta che mi è capitato, cioè, essendo una che parla molto di sé e di quello che fa, e che appunto perché sento ogni tanto la voce della Pina sulla spalla che le dice: non sei veramente nessuna, spesso ripeto ad alta voce alla gente quanto sono figa e quando realmente so fare le cose, che in realtà sto parlando alla Pina. Per questo motivo c'è molta gente che in realtà nel tempo mi ha detto anche meno, no? E quindi questo alimenta in parte poi questo senso. Non solo, faccio parte di alcune persone, ma siamo in tanti, secondo me, che io mi sono scritta al minimo sforzo, cioè che in realtà riescono a portare a termine un lavoro con quello che noi siamo consapevoli essere da parte nostra un minimo sforzo. Ora, di nuovo, ho dovuto cominciare a ripetermi forte ad alta voce: sì, ci riesci così perché sono 20 anni che ti fai il culo, quello che dicevano quando è stato ieri o stamattina, non mi ricordo. Però questo fa sì che, sì, probabilmente c'è anche un bias, ma c'è anche dall'esterno a volte degli elementi oggettivi con cui dobbiamo interagire. Ora, il modo che ho trovato io per tenere le cose in equilibrio è in parte il confronto con persone in un ambiente sicuro, con persone che stimo, cioè il discorso che faceva Deborah su di noi, ci pregia della sua fiducia, esatto. Però io lo faccio anche io con altre persone, tra cui peraltro ci sono anche Deborah e Monia, però tante altre persone con cui mi confronto e dico: ma davvero, allora questa cosa, cioè, posso farla? Siamo sicuri? Vengo mediamente mandata a cagare perché sembra che faccia per finta, in realtà è veramente, se pongo la domanda mi sono posta il problema. In parte prendere appunti, cioè io ho cominciato, venivo dal lavoro precedente, cioè da quando facevo la wedding planner, io finiva un matrimonio e mi segnavo tutte le cose che non erano andate come dovevano andare, secondo ovviamente il mio piano ideale normativo di come dovevano andare le cose, quindi mediamente l'elenco erano 15 pagine, ok? Invece ho imparato adesso che finito ogni lavoro e finita ogni esperienza, cioè, e finita ogni settimana e finito ogni mese, cerco di segnarmi le cose anche da un punto di vista della relazione, ma anche da un punto di vista del lavoro, rilevanti, che sono andate bene, che sono andate come dovevano andare, che ho fatto bene, oppure le cose che ho imparato dalle cazzate che ho fatto, dalle cose che non sono andate giuste, eccetera. E quello, e ritornare a quegli appunti, è un pochettino la taratura quando ho la consapevolezza di un momento di invece di sbandamento. E poi l'altra cosa che ho inaugurato dopo questo simpatico dialogo con quello famoso della scrittura vera e non autocelebrativa, faccio un post sborone, cioè che non è veramente un post sborone, cioè faccio un post su LinkedIn in cui parlo di una cosa molto figa che ho fatto per quanto sono figa. Cerco di farlo non eccessivamente, guardate quanto sono figa, cerco di farlo in maniera fattuale, cerco di non dire I feel so blessed, cioè ringrazio tutti, I love my job, queste minchiate qua. Cerco un attimino di essere un pochino, appunto, ho fatto A,
è successo B e C ha detto così, di modo che sia abbastanza intangibile, però è un po' anche per, di nuovo, dirlo alla Pina, dirlo a me stessa e alimentare una comunicazione verso l'esterno il meno possibile di sabotaggio, che così compensa poi... Tanto avanti però. Adesso faccio parlare la Pina. Sembro. Mi è venuta in mente la questione della revisione, no? Perché poi, cioè, noi non lavoriamo in ambito scientifico, però per chi, cioè, è normale che il tuo lavoro venga valutato, giudicato dai tuoi pari, no? E sono loro che ti danno. Io, per esempio, sono 3 anni che faccio revisione agli altri e ad altri miei colleghi via Skype e loro fanno revisione a me. E questa è una cosa che poi non so chi lo chiama mentoring, perché, cioè, voglio dire, non ho idea, però lo facciamo, poi siamo peer-to-peer, perché in realtà poi io lavoro nella TV, gestisco portafogli di soldi, quindi alla fine è quello che hanno guadagnato, quindi chiunque, guardando l'account di un altro, ovviamente a mente fresca, senza i bias, senza il cliente qua, sa dire qualcosa all'altro: perché non hai fatto anche quella campagna? Perché non hai fatto? Quindi la facciamo. E io devo dire che questa cosa ha funzionato come piccolo tapirulan sotto, no? Perché io comunque facevo questo lavoro, cioè faccio questo lavoro da 10 anni, non sono pochi nella TV, però era una cosa che non valorizzavo, perché sì, vabbè, ma chi se ne frega, cioè, nel senso, a me non me ne fregava niente di valorizzare. Invece lì ho cominciato a sentire questa base solida, questa casa sicura, no? Dove poter tornare, sapendo anche che quando sono in stallo io poi posso chiedere aiuto ad un collega, dire: scusami, guardi un attimo sta campana, perché non ho capito che è successo, insomma. E questa cosa a me ha dato molto, cioè, quindi trovarsi una rete comunque di pari, e comunque a me serve, perché dal mio punto di vista non sono sicura di niente, ma proprio per default, perché mi piace il dubbio cartesiano, io non lo so se sta andando bene, me lo guardi un attimo, cioè a me sembra, io ho fatto questo è il mio design di account, ma volevo collegarmi un attimo, che un po' si collega in realtà anche questo, ma quello che aveva detto prima Giulia sul discorso della cultura dell'errore, cioè, probabilmente per iniziare anche un po' a scardinare la cucina della Pina, anche noi stessi quando critichiamo gli altri, cioè, tendiamo forse a criticare troppo la persona e poco il lavoro, e quindi a dare dell'errore un giudizio complessivo, ma una persona ha semplicemente fatto una cappella su quella cosa lì. È ovvio che la reiterazione di un sequenza di carte una dietro l'altra forse è un segnale. Forse è un segnale, tra i indizi fa la prova. Però probabilmente, cioè, anche nei... E lo dico perché l'azienda dove lavoravo prima, ma quello lì è un imbecille, non capisce niente. Semplicemente magari o A ha visione parziale della cosa, o B è competente in un argomento e non nell'altro, quindi deve essere solo dargli supporto. Quindi anche un po' per zittire la nostra lucina nel cervello, iniziare a essere più clementi nei giudizi che diamo agli altri, per imparare a essere clementi con noi stessi, cioè sfruttare questa cosa un po' come esercizio. Dare un sistema di riferimento. Sì, cioè dire: ok, ha fatto un errore, questo errore è un errore tecnico, non è un giudizio sulla persona, ok? E imparare, perché allo stesso modo se io faccio un errore non sono una cretina, sono una che ha fatto un errore. Ed è la cosa più difficile da fare. Impostore. Yeah, questa cosa qui non è che non la fai, la fai, io la faccio. Ci sono due altri, ci sono gli altri geni assoluti, bravissimi, che sanno fare tutto e io non ci arriverò mai. Ma non è binario. Ed è una parte. E poi ci sono invece quelli scarsissimi che si fanno pagare un casino, quindi sono comunque dei geni. Invece no. Capito? Invece per no, cui io no, che sono comunque un narciso, ma funzionale, quindi voglio dire, ce la faccio. Narciso funzionale. Sono un narciso funzionale. Io sono l'unico escluso. Io sono l'unico che non riesce a essere né capace a fare male, ma a prendere almeno il grano per pagare l'affitto, né a essere un genio. Se individualistico diventa, cioè, un po' reiterare con la stessa mentalità che ha generato il problema. Anche perché secondo me in generale oggi c'è una fusione tra quello che è l'orgoglio e la vanità, nel senso l'orgoglio è un po' l'opinione, l'immagine che io vorrei avere di me stessi, di almeno. La vanità invece è tipo l'opinione che vorrei che gli altri avessero di me. La vanità è come se ha
è andata a sostituirsi all'argoglio ed è diventato un unicum indivisibile. E secondo me sia l'effetto Dunning-Kruger che la sindrome dell'impostore sono un po' delle distrofie create un po' dalla nostra società che ci richiede di essere sempre più performativi, il perfezionismo, la società dello spettacolo, no? Se ne dicono tipo mille sinonimi per parlare di queste cose. Io credo che in generale manchi uno spirito un po' più collettivista, in generale anche una forma di spiritualità rituale, può essere il freelance del tipo ci si parla, si condivide le proprie esperienze, si crea anche una routine. Un rito catartico. Dopo bruciamo l'impostore, anche cioè, l'impostore. La risposta secondo me non potrà essere individuale, perché inevitabilmente ricadi o comunque magari trovi delle soluzioni che possono tamponare o arginare momentaneamente il problema, ma poi questo ritorna fuori in altri modi, oppure per alcune persone magari riescono appunto a mettere il cerotto, altre no, e via via. Comunque la pina è tipo come nel certo senso, non se ne va se non l'ascolti. Se non i fantasmi, se non li ascolti, crescono, si nutrono della negazione. Quindi sì, infatti secondo me l'elemento di avere uno spazio in cui parlare in termini di è una cosa, cioè normalizzante senza essere assolvente, mettiamola così, senza dire è giusto che tu ti senta un'impostora, ma dicendo è normale che ci sentiamo così, scardinare un pochettino e sviscerare la cosa, secondo me è davvero questo è sicuramente un lavoro che, anche se non tutti magari ci siamo registrati le cose, ce le possiamo riascoltare, ma anche per questo momento avere fermato questa sensazione di averlo sviscerato insieme, secondo me è già in un certo senso un po' un amuleto. Via. Grazie. Grazie. Un applauso. Sì, facciamo.